Cartuccio, il paese di Bibbia che non ha nessun senso. Vai, let's go! Il mercatino di Quartuccio. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Non ci posso credere. Voi mi dovete spiegare una piccola cosa, voi di Quartuccio, che vi credete di essere parigini. Non ci posso credere. Ragazzi, ci troviamo a Quartuccio, il paese che non ha senso. Come mai vi sto dicendo che questo paese non ha senso? Ve lo spiegherò appena arriverò in questa struttura. Oddio, che cos'è? Un cesso! A forma di cesso, infatti, è. Ma che cos'è? C'è. No, aspetta, dobbiamo andarci. Vai, andiamo. Che cos'è questa merda? Che cos'è questa merda? Mi fa venire brividi entrati già qui dentro. Non ci posso credere. Che merda è questa cagata? Un cesso. Che cos'è una cisterna? Che cos'è una specie di... come si chiama? Quello dove ci metterò la roba dopo stesa, dopo lavata da lavatrice. Che cos'è questa cosa? Un cesso! Guarda che un rumore strano si sente. Chi ci mettono i morti qui dentro? I zombie? Chi sono i fantasmi? Che razza di posto è? Ma che senso ha? Voi mi dovete dare una piccola spiegazione. Ma che cosa avete... Che cosa ha fumato il vostro sindaco? Ma che senso ha questo posto? Abbandonato! Non c'è più... un cavolo non c'è qui dentro! Che cosa è? Qui ci sono delle sedie, degli edifici... Che cos'è?
ci sono delle sedie qui. È una specie di ufficio. Ufficio della merda! Ecco che cos'è! Cioè, ma guarda che strana struttura! La porta è aperta. Che cosa è? Che cosa? Che senso ha questo? Questa specie di struttura? Chi è il... quello che si mette a disegnare, a progettare questa struttura orribile? Mi fa venire i brividi da questa cosa. Ma scusate, ma che cosa vi siete fumati? Non sono porri, hashish, droga pesante. No, voi vi siete fumati la polenta. Ah, qui c'è scritto divieto di ingresso a non addetti ai lavori. Eh beh, ci mancherebbe. E poi guardate che cosa succede. La gente ci entra lo stesso. Non ci posso credere. Hanno messo pure sbarre come hanno fatto ad entrare tutti i delinquenti, mettendoci questi disegni mostruosi, i drogati, schifosi. Guardate, ma che schifo, ma che schifo. Ma a che livello siamo arrivati? Ecco perché poi la gente si lamenta che non c'è lavoro, che non ci sono soldi. Il comune fa queste cagate. Che cos'è questa cagata qua? Un cesso appoggiato a una struttura schifosa. Aspetta, sono curioso di scendere giù, che cosa c'è, perché... Ah, qui c'è una grotta. Ah, no, è un tunnel. Ok. Ecco, noi siamo entrando qui sotto. Vediamo che cosa possiamo trovare. Ah, ecco, finisce qui. Quindi sarebbe, vediamo poco, ingresso ai non addetti. E vietato a non addetti ai lavori. Ma tanto lo so già che è chiuso, perché l'hanno tappato, invece qui c'hanno Spondau per entrare a vedere che cosa c'è dentro questa merda. Non ci posso credere. Ma che senso c'è? Ma poi guarda. Ah, salve! Salve, mi veda signora... come si chiama? Ah, ecco, sì. Cuoricino, come diciamo a Tomontesi, cuoricino... Molto bene, Andrew Pepper, perché tu ti dimentichi come mi chiamo. Sì, certo, mi dimentico sempre. Ecco, mi sono ricordo, piccione. Io sono una picciona. Ah, ecco, lei è una femmina? Sì, sono una femmina. Ok. E sopra c'è mio marito. Eccoti. Ciao, Andrew, come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene. Ma scusa, ma che senso ha questa struttura? Non lo so. Sono tutti drogati. Beh, ci mancherebbe. Beh, volete sapere una cosa, mica i piccioni? Sì, dimmi tutto. Allora, già adesso noi dobbiamo già capire come mai Quartu sarebbe la quarta città o la terza città della Sardegna, che si chiama Quartu Sant'Elena, che in teoria sarebbe la quarta città della Sardegna, giusto? Sì. Ok, quindi che senso ha Quartuccio? Non lo so, è tutta opera, non so, dell'uomo. Dell'uomo. Ma scusa, ma che senso ha Quartuccio? Non potevano mettere un altro nome, non so. Non sono uno che crea i paesi, le città, ma che senso ha Quartuccio attaccato tra Selargius e Quartu Sant'Elena? Va bene se hanno creato Selargius perché ha un nome diverso. Ma Quartuccio, Quartu Sant'Elena, Quartuccio, ma che cosa è? E come adesso dovrebbero costruire un'altra città, un altro paese che si chiama Selargirus? Che cosa c'entra? Ma che senso ha? E poi anche dai. Ragazzi, questa struttura, non so che cosa sia, ma
Ma che cos'è questa cosa? Mi dovete spiegare che cos'è? Ma che cos'è questa cosa? No, io questa cosa lo devo veramente scoprire. Io devo chiedere a qualcuno che cos'è questa struttura. Che cos'è questa struttura? Sembra l'area 51 di Quartuccio. Poi ci sono queste strane finestrine. Ma che cosa c'è qui dentro? Che cosa c'è? Boh, non si capisce neanche. Sembra un'area 51 dove rinchiudono, non so, i cadaveri, i morti, i zombie. E poi non so altro. Poi che cosa c'è? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Che cosa c'è? Ah, ecco, forse qui scopriamo qualche cosa scopriamo. Vedete, questa è l'entrata, orribile. Che cos'è questa cosa fatta di cemento armato? Cosa c'è qui sotto? Ma che schifo è? Che schifo è? Questo sarebbe un garage. A me sembra una... Non mi ricordo che cosa è. Sembra una condotta, sembra. Allora, rigorosamente vietato l'ingresso a tutte le persone estranee e ai lavori. Ah, ok, va bene. Lavori in corso, tensioni elettriche pericolose, attenzione ai carichi sospesi. Allora, caduta materiale. Ecco, caduta i materiali dall'alto. Vedete, hanno pure creato una cosa che possa crollare. Infatti, ma che senso ha? Ma che senso ha? Sono le cose per se succede qualcosa, chiamare il 118, 115 e il medico. Va bene. Se succede qualcosa, ma tanto qui l'hanno abbandonato, significa che questo posto è una cagata pazzesca. Giusto, Fantozzi? Di quello che devi dire. È una cagata pazzesca! Bravissimo. Sì, guardate, vedete, qui c'è un po' di schifezze, qui c'è un cellulare, qui c'è, aspetta che provo a zoomare così lo vedete benissimo. Un cellulare, se volete comprarlo, questo costa sui 150 euro. Nuovissimo di zecca. Nuovissimo quasi di zecca. Sì, io voglio chiedere a qualcuno se per dire che cos'è questa struttura. Ma non ha nessun senso. Mi dovete spiegare bene bene che cos'è. Che cos'è questa forma di pisello? Che si infica dentro questa specie di cesso di vacca. Che cos'è questo? Che cos'è? Un vaso per i fiori? O che cos'è? Quello che mettono per il quando iniziano l'Olimpiadi, dove c'è la fiamma? Che cos'è? Un castello? Io ragazzi non ho capito veramente un bel niente che cos'è questa schifezza. Mi dovete spiegare. Voi parigini che dite che siete parigini, non ho capito perché siete parigini. È come se noi diciamo la piccola San Diego, perché noi siamo Quarto Sant'Elena, San Diego, la piccola San Diego noi siamo. Poi che cosa c'è? Guardate che meraviglia. La sporcizia di Quartuccio, insieme con i corvi che si mettono a mangiare la merda di Quartuccio. Guardate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, no, 13. 13 corvi che si mettono a mangiare la sporcizia che c'è nel campo di Quartuccio. Non ci posso credere. Ragazzi, ho messo il piede qui a Quartuccio perché io volevo venire a visitare questa struttura che non ha nessun senso. Allora ragazzi, mi sono informato e ho parlato con uno di questi persone che lavorano qui al mercatino e mi hanno detto che questo è un museo abbandonato che l'hanno costruito per niente
e l'hanno lasciato qui per farlo crollare. E diciamo che qui c'è venuto, mi hanno detto che c'è venuto anche Striscia Notizia, quelli di Canale 5. Non ci posso credere. Sono venuti quei ragazzi dove sono vestiti da sardi, che fanno aiu, sono quelli. Sono venuti qui e hanno filmato questa cagata. Si chiama il Museo della Cagata del Cesso di Quartuccio. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Io, ragazzi, sono allibito. Peccato. Non ho potuto filmare a quella ragazza perché loro volevano una privacy, non volevano farsi sentire e neanche vedere. È normale, non tutti possono farsi vedere. Va bene così, ragazzi. Finisce qui la mia produzione su questo museo, che cosa sia, ma che ne so. E quindi iscrivetevi nel mio canale se vi piace questa produzione che vi ho fatto, questa sperimentazione, esplorazione su questa cisterna. Ma che cazzo. E ancora continua a capire che cos'è questa merda. E quindi, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Andrew Pepper, esploratore di misteri Sardegna, e fate spontare questa iscrizione, mettete dei bellissimi like per questa cagata pazzesca, e ci vediamo alla prossima produzione, ragazzi, perché io mercoledì parto in un paese verso nord Sardegna a visitare un altro paese. Chi è? Voglio sapere chi è di Senorbi, della zona di Senorbi. Devo andare a visitare Senorbi, ragazzi, un paese dove si trova lì, perché c'è una esplorazione che devo fare, che devo stare per 3 giorni. Se chi vuole venire a trovarmi, così mi faccia sapere, e così vi saluto, ok? Allora, ricapitoliamo. Iscrivetevi al mio canale, mettete un bellissimo like. Chi vuole venire a Senorbi a trovarmi, perché io sarò lì mercoledì, e se ci vediamo alla prossima produzione. Ok, ragazzi, un saluto da parte mia e da Andrew Pepper, e questa cisterna, questa porcheria che c'è qui, che qui c'è anche venuto anche la notizia, c'è venuto qui, quelli di Canale 5. E quindi, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima produzione. Ciao, ragazzi, alla prossima, ciao, let's go!